Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo in un video super importante perché è l'ultimo giorno di scuola di Lara. Infatti è appena tornata, ora vi porto di là con lei e ci facciamo raccontare un po' com'è stato questo ultimo giorno. Oltretutto, questi sono gli ultimi proprio giorni effettivamente per lei a scuola, se tutto va bene, quindi la dovremmo spostare in un'altra scuola e niente, speriamo che vada tutto bene e nada. Comunque, apro chiudo parentesi, oggi ho provato a mettermi le ciglia finte e devo trovarne di così belle piene come piacciono a me, ben messe, ma più corte, perché cioè non so se lo vedete quanto, guardate dove arrivano. Cioè, guardate la fine del mio naso e l'inizio delle ciglia, non so se lo notate, è quasi ridicolo. E niente, quindi devo trovare tipo su Amazon, non lo so. In realtà ne ho di altri tipi, tipo così, così, ma sono sempre lunghe perché a me piacciono che si vedano. Bentornata! Ultimo giorno andato. Mamma mi ha fatto sorpresa. Com'è stata questa sorpresa? Buono? Gnam gnam? Bene! No, scusate, ci vuole un momento apprezzamento gatto. Oddio. Io so perché tu sei qui. Allora, questa qui, questa coperta, è tornata oggi dalla lavanderia e ha un profumo pazzesco. Mi sa che qualcuno apprezza. Oddio mio! Allora, abbiamo un piccolo problema di percorso. Zoe si è scritta tutta qua sopra e quindi adesso cercheremo di smacchiare il tutto. Ok, sto arrivando con lo struccante. Dato che non funziona nulla, proviamo se il bifasico ci dà qualche speranza. Ma rimangono! Zoe! Ma rimangono queste scritte che ti sei fa. Ah, aspetta, aspetta. Zoe, fermati. Zoe, dai, amore. Amore, attenta. Dai, dai, amore, dobbiamo risolvere questo problemino, che dobbiamo uscire, forza. Guarda, sei quasi pulita, guarda. Guarda che bella, guardati qua come sei bella. Sì, ora usiamo anche quello. Allora, aspetta, aspetta. Ora usiamo anche l'acqua. Non ti mangiare il sapone. Ok. Vedi perché dovevamo farci la coda? Quasi tolto il più, dai. Tieni. Lavati pure i denti, vai. Con questo. Ok, ci siamo messe un attimo qui rilassate mentre Lara fa tipo la merendina del dopo cena. E allora ci vuole mostrare una cosa. Praticamente oggi era l'ultimo giorno. Però devi aprirlo questo perché sennò non puoi vedere la co una cosa. Ok, che cos'è praticamente? Questo è un lavoretto che abbiamo iniziato da un po' di giorni. E l'abbiamo finito. Ma che adorabile! Che carino! Ah, devo leggerlo? Quindi? No, non girarlo. No, non Perché c'è. poi dici. Che senso è? No. Non lo faccio vedere? Sì, poi. Buona Pasqua! È È bello! della Roma, non lo trovi. Come della Roma? È verde! C'è il verde! Questo è dell'Italia, questo è della Roma, forse, sì. Vado? No, non sto. Pasqua, i c'è. No, aspetta. I cieli sono in festa, la Pasqua, scritto male, si ridesta, canta felice il cuore è amore. Allora, Sì, vi rappresento questo. ok, bellissimo. Questo? Questo. Tieni. Grazie, ti ringrazio. Non No, dammi. ah, ah sì. Questo disegno Sì. rappresenta una coccinella. Coccinella. Questa pancia si dovrebbe fare d'oro. Ma D'oro. la maestra ha detto che va bene pure così. Pure così. Perché è normale. È normale? No. Qui la maestra ha fatto dei buchi. Come si è permessa? Mamma, cortesi. Allora, come stavo dicendo, poi
mi stai ammazzando. Allora, quindi, come è andata la giornata di oggi? Come è stato l'ultimo giorno di scuola? Cosa avete fatto? Che hai mangiato? Che hai fatto? Colettina. Oh. Allora, oggi la maestra mi ha trovato impreparata alla interrogazione. Ti avevo detto ieri di ripeterla insieme. Ho tu infatti no, devi filmare, no, non è una tota. Ma lo so. Non è una nota. A me non mi interessa delle tue amiche, a me interessa di te. Cuoretino. A me interessa di te, non delle tue amiche. Devi firmare, non è una nota. Devi mettere solo il tuo nome. Che vedo che ti ha trovata impreparata. Sì. Il tuo primo impreparato. Me lo sono... È una sottospecie di nota. No, me lo sono scritta da sola. Perché l'ha detto la maestra. La maestra mi ha spiegato che... In pratica ci ho parlato, ho pure parlato alla maestra che non ho studiato. Lei ha detto non fa niente, però lo voglio firmare perché lei non si è arrabbiata tanto. Ho saputo qualche cosa. Come è giusto che sia, ci siamo fermati un attimo a registrare e ne abbiamo parlato a umma io e lei. E tutto bene quel che finisce bene. Lara si sta facendo un magnetto rilassante e mi ha fatto una promessa. Quale? Come quale? Quella che la prossima volta ti impegni di più a scuola. Ovvio. Ovvio. Bene, quindi in realtà tutto bene quel che finisce bene. Ne abbiamo parlato, oggi è la mattina successiva. Vero? Sì? Tutto bello questa mattina. Perché sta facendo il bagnetto e poi tra poco usciamo. Vero? No. Come no? No, no, usciamo di casa. Ah, sì. E quindi devi uscire comunque dal bagnetto. No. No, rimani là dentro per sempre. Sì. Bene, ottimo. Lasciamo Lara qui per sempre. Ah, è vero. E se non l'avete capito, insomma, è la mattina successiva e niente, io e Lara appunto ne abbiamo parlato, li ho spiegato con calma perché io non credo nelle urla, nelle cose, no, le ho spiegato con molta calma che deve prendere molto sul serio anche le materie che non le piacciono, perché Lara ha questo difetto, nel senso che lei studia tantissimo le cose che le piacciono. Le cose che non le piacciono, come ero io da piccola, io avevo tipo 10 lode su tipo italiano, invece sulla matematica andavo malissimo perché proprio non mi piaceva, non mi è mai piaciuta, e quindi ha ripreso tantissimo da me su questa cosa, però le sto facendo capire piano piano che se anche si annoia e se anche una materia non le piace, possiamo trovare insieme il modo di trovare comunque il metodo per concentrarsi comunque, e non se la deve far piacere per forza, perché io credo fortemente nel fatto che anche i bambini debbano avere i loro gusti personali, però qua si parla di scuola, si parla di una materia, e quindi i tuoi gusti personali devono comunque, non c'entrano niente, nel senso, se ti piace una materia ottimo, fantastico, ma se non ti piace la devi studiare bene comunque lo stesso. E quindi niente, le ho fatto questo piccolo discorso dopo quando ho stoppato il video, così, e infatti lei sta molto tranquilla nel dirmelo perché lo sa che non è una vergogna, non c'è niente di male, chi non ha mai preso un brutto voto a scuola, nel senso, non è niente di che. Questa è una materia un po' dalla prima elementare, è sempre stata così questa materia, e solo che questo argomento proprio di questa specifica materia me l'aveva già detto anche lei, che mi aveva detto che lo trovava complicato. Però mi aveva detto che se lo sarebbe ricordato. Non se l'ha ricordato, non importa, cioè non può capitare a tutti, non importa. Però effettivamente è una di quelle, anche a me succedeva da piccola, che ci sono alcune materie, alcune cose che proprio non mi entravano nella testa, proprio non mi entravano, e quindi è tutto molto normale, insomma, e normalizziamo questo, e normalizziamo il fatto che comunque il voto non è la persona, e la scuola va presa con serietà, ma anche con, insomma, non troppa ansia, perché io personalmente ci sono stata tanto tanto male per la scuola per tanti motivi, e invece voglio che Lara la viva con più serenità e con più, ok, hai sbagliato, la prossima volta facciamo meglio, ti aiuto io se non riesci, però sii indipendente e fai bene anche le cose da sola, cioè un equilibrio, un bel equilibrio lo stiamo costruendo, e quindi mi fa piacere, insomma, farvi vedere anche a voi questo percorso, e niente, come sempre amore mio, quindi ci vediamo nel prossimo video, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Inizio vacanze pasquali decisamente un po' particolare, però perché no, insomma. PS, per questa cosa però Lara ha ricevuto un da parte mia per 2 giorni, niente telefono, quindi niente, e lei è tranquilla con questo, quindi tutto bene. E poi questi giorni stiamo sempre fuori, stiamo sempre uscendo e altro, quindi non se ne accorge nemmeno in realtà, però per quel poco che io lo usa, però giusto per dirgli devi fare meglio perché te le devi ottenere le cose, no? Quella cosa. Niente, ci vediamo al prossimo video. Love you!